e state insieme per i diversamente abili di Nocera Inferiore. In tanti hanno approfittato dell'opportunità offerta dai volontari che quotidianamente operano nel centro di Via Loria. Escursioni, pranzi insieme, giochi e divertimento in attesa del soggiorno climatico ad Ascea. Stanno facendo diverse escursioni, da una semplice passeggiata con il gelato oppure una pizza, ma a tante attività formative e creative anche per loro, e ci sarà anche per loro il soggiorno marino ad Ascea, dove abbiamo previsto un numero di 25 disabili con 25 accompagnatori, una struttura che si presta totalmente a questo genere di vacanza perché è priva completamente di barriere architettoniche, per cui insieme con l'animazione e con le tante attività anche loro potranno passare dei momenti di spensieratezza. Entusiasmo e gratitudine da parte dei ragazzi, ma anche l'invito a stare vicino ai disabili tutto l'anno. Spero che ce ne sia ancora tante altre. Innanzitutto spero che questo centro non chiude mai. C'è anche la possibilità quest'anno di stare al mare a settembre. Sì, fortunatamente sì, dopo tanti anni questa amministrazione ha deciso di pensare anche un po' a noi. Speriamo che si fanno sempre più cose, siamo sempre più impegnati. Mi auguro che l'inciviltà della gente inizi a mancare un po'. Perché parcheggiano davanti agli scivoli, anche per questo. Innanzitutto, anzi, 2 minuti fa mi è capitato che dovevo entrare proprio nel centro e stava proprio una macchina davanti alla porta, davanti allo scivolo, e io non potevo entrare. Poi occupano i posti riservati senza dischi. Si mettono dove vogliono, insomma, fanno un po' i padroni, cioè giocano con i problemi degli altri.